La RAP è un processo di federazione di pratiche sociali che si è costituito recentemente a Roma dopo quasi 2 anni di sperimentazioni e di pratiche dentro la crisi e contro la crisi. È fatto da compagni e compagne di Rifondazione, ma non solo, compagni che vengono da esperienze diverse, da culture diverse, che hanno attraversato con noi importanti situazioni, sia di crisi, pensiamo alla situazione del terremoto dell'Aquila, a seguito appunto di eventi naturali, sia rispetto alla questione della crisi economica e dell'auto-organizzazione. Noi mettiamo al centro di questo processo le pratiche intese come spazio per ricostituire in basso, a sinistra, quello che in qualche modo in questi 20 anni si è diviso dall'alto. Sono le pratiche, secondo noi, che dentro la crisi ricostituiscono una legittimità all'agire collettivo. Noi oggi abbiamo la necessità non solo di contrastare la crisi e questo processo che ci porta via il futuro, abbiamo la necessità di costruire anche una nuova cultura, una nuova identità che si misura appunto sulla relazione intesa come pratica di cooperazione fra soggetti diversi. Alla RAP hanno aderito associazioni importanti come l'Unione Inquilini, come le Brigate della Solidarietà Attiva, come la rete dei gruppi di acquisto popolare. Abbiamo riaperto quindi spazi che la sinistra e che l'associazionismo in qualche modo aveva lasciato. Penso ad esempio alla grandissima esperienza che questa estate abbiamo fatto a Nardò con le Brigate della Solidarietà Attiva rispetto alla questione dei braccianti, e cioè l'intervento diretto sul campo per cercare di sindacalizzare e organizzare in termini rivendicativi, ma anche come risposte di solidarietà concreta, acqua, tenda, dove dormi, come ti curi, in un contesto dove l'assenza di diritti e l'assenza di prospettive regnava sovrano. Ecco, questi sono i terreni sui quali noi vogliamo lavorare, anche dentro percorsi come quello di Uniti contro la crisi, anche dentro percorsi di aggregazione nei territori, nei comitati contro la crisi, che secondo noi devono essere sempre più larghi. È la federazione delle pratiche sociali come necessità di ricostruire dentro la crisi e contro la crisi un nuovo protagonismo che mette al centro la democrazia, la partecipazione e l'agire concreto come pratica di efficacia fra quello che uno dice e quello che uno fa.